Oggi andiamo a fare un risotto che ho letto nel forum di Cookaround di una nostra amica che si chiama Masli. È un risotto con la cannella e l'arancia. Affettiamo questa cipolla e cerchiamo di affettarla più finemente possibile. Andiamo a tritarlo finemente. Ecco fatto. Prendiamo un padellino, andiamo a accendere il fuoco. Andiamo a mettere un pochino di burro, ecco, e un gocciolino d'olio, fiamma bassa, e mettiamo la nostra cipolla a stufare. E nel frattempo partiamo a fare anche il nostro risotto, gocciolino d'olio e burro. Mettiamo una quantità leggermente superiore a quella che abbiamo messo per la cipolla, fiamma bassa perché naturalmente non dobbiamo fare niente di particolare. Questo è vialone nano, potete usare anche del carnelloni, l'importante è usare un riso super fino. Come sempre quando si fanno risotti cerchiamo di distribuirlo in modo omogeneo, in modo tale che si possa tostare bene. Passiamo a preparare il succo di arancia e andiamo a spremere. Il succo della prima metà dell'arancia lo andiamo a mettere insieme alla cipolla. Andiamo a controllare il nostro riso che sta tostando. Come vedete non sto buttando via l'arancio perché comunque cercheremo di utilizzare anche la buccia. Qui ho del brodo, potete scegliere se utilizzare anche del brodo di verdura, anche se è preferibile, diciamo, un brodo di pollo va più che bene. Vediamo se riusciamo a togliere un po' di buccia senza prendere la parte bianca. Quando cominciano i primi chicchi a scurirsi in quel modo vuol dire che il nostro riso è pronto. Si può scegliere se sfumare con del vino bianco, come nella ricetta originale, oppure io preferisco non farlo perché comunque già c'è l'elemento acido dell'arancio. Quindi partiremo a tirare il nostro risotto con un po' di brodo. Il brodo è naturalmente caldo. Possiamo spengere la nostra cipolla che a questo punto si è già ben ammorbidita. Andiamo a inserire la nostra cipolla dentro il riso. E ora mi dedico alle nostre bucce. Controlliamo sempre il riso. Vedete, ha assorbito già tutto il liquido, quindi andiamo ad aggiungerlo. A questo punto andiamo a inserire l'altro elemento che contraddistingue questo risotto, ovvero la cannella, almeno un cucchiaino. Ecco. Come sempre bisogna cercare di bilanciare un po' i sapori, quindi cercate sempre di annusare, assaggiare finché è possibile, perché in questo modo riuscirete sempre a fare dei piatti che sono equilibrati. A questo punto noi ora facciamo andare avanti il nostro riso per un po', quindi portiamo avanti la cottura. Ecco, vediamo, siamo a piuttosto avanti con la cottura, quindi come sempre andiamo a assaggiare. Va aggiunto il sale. Ecco. Vedete, il liquido ormai si è quasi completamente asciugato, quindi vado ad aggiungere l'altro succo dell'arancia. Spengiamo e andiamo a mantecarlo con il burro. Non tantissimo, non serve tantissimo burro. E aggiungiamo le bucce, quelle tritate un po' più finemente. Un po' di parmigiano. Direi un paio di cucchiai di parmigiano, non di più. Ora noi per le esigenze di tempo andiamo a impiattare subito. Però se potete farlo aspettare almeno un minuto, ne guadagna il risotto. Vediamo se riusciamo, utilizzando questo coppa pasta, più lo teniamo nel coppa pasta più tenderà a mantenersi la posizione. Invece in questo caso qui noi dobbiamo comunque far vedere che il prodotto è morbido, così molto bellino. Facciamo un po' di operazioni geometriche, così.
un pochino di cannella, la mettiamo leggermente intorno, non necessario ma non sta male, appena due giri di pepe. E questo è il nostro risotto, anzi, questo è il risotto di Masli. Complimenti, veramente una bella ricetta. Il nostro risotto arancia e cannella, ma veramente, veramente un gran bel piatto.